Ecco le premiazioni, Antonè, i mister, il cerimoniale al termine del terzo Memorial 2017, Massimo Scalinci, città di Castelfrentano. Adesso c'è il cerimoniale della premiazione, c'è la famiglia Scalinci con il signor Alfredo, c'è anche i calciatori ex Virtus Lanciano, Picto, Di Camillo, Carlo Mammarella. Aquilanti, ecco. Buonasera signori, sì. Spero che vi siete trovati bene in questi giorni qui a Castelfrentano. Vi ringraziamo di cuore, ma un ringraziamento particolare va a questi ragazzi che in questi quattro giorni ci hanno dato dimostrazione di come ci si comporta in campo, con lealtà, onestà, ma con tanto, tanto divertimento. Ecco le coppe che saranno consegnate adesso, coppe, targhe. Non ci dimentichiamo. Io... sta dietro. Renato. Carlo. Renato. Ora lascio, una piccola parola per ricordare Massimo Scalinci. Questo è il terzo anno che facciamo, ecco, questo memoria, la Delfino Pescara, il nostro grande amico prematuramente scomparso, Renato Tucci, presidente della Virtus Castelfrentano, la Virtus Lanciano, la Virtus Ortona, ancora la Virtus Castelfrentano e i quattro colli. Quattro colli, giusto? Quattro colli, bravi. Allora, grazie intanto di essere qui. Un applauso va sicuramente a questi ragazzi perché è la loro festa, diciamo. Allora, una festa dello sport, una festa dei ragazzi, oltre che è un ricordo di Massimo, che Massimo per noi era un eterno ragazzo, cioè il campo per lui era casa sua. Quindi vedere questi bambini correre è come rivedere Massimo su un campo di gioco. Quindi l'applauso e il ricordo è per lui. Permettetemi però di ricordare oggi una coppia di amici che purtroppo non ci sono più da 5 mesi, Luciano e Silvana, perché Luciano, lo voglio ricordare, è un socio fondatore di questa società Virtus che è stata costituita lo scorso anno. E un saluto alla famiglia Michele, Carla, Alfredo. Poi un ringraziamento ai mister e collaboratori, un ringraziamento all'amministrazione, un ringraziamento allo staff. Senza di loro non potremmo fare nulla, tutto questo non potrebbe essere. Manca Adriano oggi, che purtroppo stava fuori, che perché lui fa parte di questo staff. E grazie. Grazie a tutti. Allora adesso vorrei qui vicino a me Riccardo Nerone, responsabile provinciale dell'ANIAC. Buonasera a tutti. È dura ricordare Massimo, però deve essere, sarà sempre così, un dovere, un piacere, e sono contento che Renato abbia ricordato anche Luciano e Silvana. Io il giorno... avvicinati.